Il 1 agosto la notizia di giornata, o almeno quella che campeggia sui principali quotidiani, è rallenta la crescita italiana. Secondo l'Istat, infatti, nel secondo trimestre il PIL è calato dello 0,3% a causa della frenata dell'industria e dell'agricoltura. Eppure, nel momento in cui sfogliamo i giornali, lo stesso istituto di statistica ci rinfranca con i dati relativi all'occupazione. E su questo fronte i numeri segnalano un nuovo record che aggiorna quelli dei mesi precedenti. A giugno 2023 gli occupati risultano essere 23.590.000, il 61,5%, 385.000 in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, 82.000 in più rispetto a maggio 2023 e 147.000 in più rispetto al trimestre gennaio-marzo 2023. A questo aumento, soprattutto tra i tempi indeterminati degli autonomi, si accompagna la riduzione del tasso di disoccupazione, arrivato al 7,4%, e del tasso di inattività, sceso al 33,5%. Nel prossimo futuro capiremo se l'economia continuerà a rallentare e quando e se questo si ripercuoterà sul lavoro.